Abbiamo qui in studio Fabrizio Adornato, benvenuto. Come sarà questo Natale? Tu da quanto tempo sei separato? Io sono separato dalla mia ex moglie dal 2001. Nel giugno del 2001 abbiamo avuto l'udienza presidenziale, quella dove il presidente del Tribunale Civile prende le sue decisioni. L'affidamento della bambina. Come è cambiato questo, il Natale in questi 10 anni? Tu hai figli? Brutto. Sì, ho una bambina di 12 anni, una ragazzina ormai, sta diventando un'adolescente, che ha 12 anni e mezzo. Riesci a fargli un regalino per Natale? No, anche perché purtroppo in tutti questi anni la mia ex moglie, come una goccia nella roccia, ha sempre cercato di ostacolare quella che è la mia vita in comune con mia figlia. Io con grandi questo difficoltà... ovviamente non possiamo saperlo, qui non c'è tua moglie, però abbiamo più del tuo problema, no? È un dato di fatto, io comunque ho le prove di quello che dichiaro, non mi permetterei mai di dire una cosa per un'altra. Tra queste situazioni negative c'è anche l'aspetto economico, perché comunque la dottoressa mi può venire sicuramente in aiuto, visto che l'Istat comunque tutti gli anni pubblica quelle che sono le proprie ricerche. I nuovi poveri sono effettivamente, una larga fetta dei nuovi poveri sono i papà separati. È così, immagino. Nel senso che devono... Devono chiaramente sopperire, a dormire, chiaro, a parte quello, ma poi sopperire a quella che in realtà di fatto è una doppia famiglia, perché con uno stipendio che prima poteva bastare per una famiglia sola, servono in realtà due case successivamente e tante altre cose. Prego. La situazione l'abbiamo fotografata recentemente. Effettivamente c'è un peggioramento della situazione economica sia della madre che del padre, però quello che ci risulta a noi è che le madri separate sono quelle che maggiormente sono povere, perché normalmente quello che succede, in molti casi le donne che si separano, in molti casi non hanno neanche il lavoro, per cui pur avendo magari l'assegno da parte del marito, questo non è sufficiente. Ma in altri casi i mariti gli assegni non li pagano. Ma guardi, Fabrizio, mi permetto come passerà posso dissentire un attimo? Quelli che voi fate come accertamenti dell'Istat, io li ho letti, su 3.115.000 persone che fanno parte di questa sfera, voi prendete come campioni 29-49 persone, quindi è lo 0,0001%. Fabrizio, adesso vuoi contestare i metodi statistici dell'Istat, mi sembra un po' troppo. Fortunatamente riesco a leggere su internet. Allora andiamo da tuo Natale, Fabrizio, dove lo passerai? Se è Natale lo passerò sotto. C'è un'impressione che sia anche nel senso comune che le donne siano poi le vittime. Però nella realtà di fatto non è così. Nella realtà di fatto non è così, perché io recentemente, io al di là di... Scusa Fabrizio, dove passerai Natale? Sotto il Quirinale. Sotto il Quirinale, sì. Perché? Perché io sono un maresciallo dei Carabinieri, il Presidente della Repubblica è il primo cittadino italiano, è il mio comandante perché è il comandante delle Forze Armate, è anche il Presidente del CSM. Io ritengo che la mia situazione di forte disagio economico che in tutti questi anni... Sia simbolica, questo vuol dire. Io ritengo che il Presidente debba intervenire, non è la mia situazione particolare, posso anche soprassedere, ma in quella che è poi la situazione e io generale. Mi sento... Abbiamo fatto delle puntate su questo tema, grazie per la tua testimonianza Fabrizio. Allora chiedo un po' a tutti un discorso finale, perché abbiamo dedicato questa parte della trasmissione, Natale degli ultimi, l'abbiamo chiamato così, che cosa altro si può